Buongiorno. Signorine e signori, buongiorno. 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 Potete sedervi. Io sono il professor Maggi, sono il vostro insegnante di italiano e di educazione civica. Questa sarà la prima lezione di italiano. La lingua italiana è una lingua ricchissima. Lo studio della grammatica e della letteratura ci aiuta ad arricchire quella lingua che noi spesso impoveriamo. E il professor Maggi mi piace perché è bravo, cioè non urla tanto, è tranquillo, è pacato, quindi è bravo. Noi spesso utilizziamo delle parole senza conoscerne il loro vero significato. Facciamo l'esempio della parola lavoro. Signor Caviglia, cos'è il lavoro? Lavoro... tu vai a lavorare perché devi guadagnare. E quindi che cosa fai se lavori? Fai gli sbatti per... Prego? Cosa intende per sbatti? Fai il sedere per... Signor Caviglia, siamo in una classe di un collegio. La parola labor in latino significa fatica. La parola ozio. L'ozio è qualcosa che facciamo quando non lavoriamo. Se non erro, in antica Roma era tipo considerato l'origine di tutti i mali. Era considerata anche l'origine di tutti i mali. Infatti quando venne tipo edificato il primo teatro, lo fecero in legno perché non volevano che gli spettatori si abbandonassero all'ozium. Certo. Bene, vorrei provare con un'altra parola. Signorina Cossu, secondo lei il significato originario della parola studio qual è? E io mi ricordavo che volesse dire vacanza. Cioè non vacanza? Non vacanza, ma perché oh, beh, in questo collegio lei farà tantissime vacanze. Glielo assicuro, parola mia. Il significato originario della parola studium latino è preoccupazione. Ma io sono innamorata del prof Maggi. È troppo bello! Poi c'ho quegli occhi che ti guardano azzurri!